dell'avvocato Piano Foglia. Adesso lascio immediatamente la parola al signor May, sperando che sì, anche perché così diamo la possibilità agli altri. E io comincerò da due storielle, o meglio, da due pezzi. Uno è Sinclair. Sinclair è uno scrittore americano. Ma come? Vantaggio ha detto delle cose serie. Dopo che abbiamo avuto, pur tuttavia, gli investimenti tutti vanno in direzione della produzione di risorse energetiche che non servono più a quel livello. Questo è, in medicina, sarebbe un atteggiamento schizofrenico. Da una parte ci dicono che non sarà più, dall'altra tutti i soldi lì, e ci dicono, attenzione, poteri superiori, non c'entro io come sindaco, tutta sta roba qui, la verità è un'altra, e che hanno preparato da un decennio come ripartirsi i soldi pubblici e se li stanno ripartendo. Ma noi non siamo 10 piccoli indiani che ognuno decide per conto suo e piange su se stesso. Cerchiamo di capire che c'è tutte queste questioni, cominciamo a stare insieme. E questo è il senso dell'invito che ci avete fatto, ma questo è il senso anche dell'invito che vi faccio. Stare insieme su queste cose e adoperare insieme gli strumenti. Quali sono gli strumenti? Perché, attenzione, aver ragione non basta. E che cosa diceva quello che ha fondato la potenza imperiale americana? Che qualcuno l'ha fondata, e si chiamava Roosevelt, ma non Franklin, Theodore. Quello dell'inizio del secolo Novecento diceva: quando avete ragione, che la vostra voce sia bassa, non c'è bisogno di urlare, avete ragione, perché urlare? Ma abbiate sempre un bastoncino per le mani, che se delle volte lui non capisce che voi avete ragione, potete anche adoperare. Ma qual è il bastoncino da adoperare? Il bastoncino da adoperare è quello che diceva Corrado, gli argomenti, il bastone, quello della legalità. Noi non siamo dei sudditi, noi non siamo della gente che sta lì perché qualcuno decida cosa dobbiamo fare noi. Noi siamo cittadini, è colpa nostra, diceva Corrado, se alcune cose vanno avanti, ma è colpa nostra che prima di tutto non conosciamo i nostri diritti. E quando è che vincono i cittadini? Quando conoscono i diritti, quando sanno gli argomenti e quando dico no, no, mica mi convinci, mica mi convinci il sindaco di San Benedetto, ma direi di Senigallia, o direi di Orciano, o direi di Sassoferrato, che tu non c'entri niente, tu sei per legge il responsabile sanitario di questa città, non sei il medico, il responsabile della mia salute, articolo 32 della Costituzione, la Repubblica riconosce il diritto alla salute. Non è il diritto a andare in ospedale quando uno sta male, eh? È il diritto a non stare male. E tu mi garantisci questo in questa situazione in cui sei già fuori legge? Allora io ti porto in tribunale e ti chiedo perché tu come sindaco non hai controllato le polveri sottili. Lo stiamo già facendo, in alcuni comuni dell'Arconetano e del Pesarese. Abbiamo accolto le deleghe e lo facciamo non spendendo patrimoni, ma spendendo quei 10, 15, 20, 50 euro per famiglia. Vale la pena o no spendere così? E ci colleghiamo, fuori raccolgono i soldi. Sottoscrivete, vi rilascio una ricevuta, questo serve per fare la diffida, dovremmo raccogliere centinaia di firme, San Benedetto, per diffidare, che non diffidiamo, è un invito, perché stamattina due o tre persone sono andate dal sindaco, non a dire ti diffidiamo, dice sindaco, noi cominciamo a fare così e ti invitiamo a stare con noi perché con noi vinciamo subito, ma non abbiamo paura neanche se sei contro, non abbiamo paura, e sapremo difenderci. Questa è la questione, e investiamo su noi stessi. Ma come? Io sto al quartiere Agraria, ti ricordi Vinicius, quell'operaio di Tavernelle? E aveva 60 anni, era andato per in pensione, aveva comprato due appartamenti per i figli, vicino a Schiappi. Ma come? Io sto pagando il mutuo per un appartamento che non varrà mai i soldi che vale, che, per cui pago il mutuo, se viene fatto l'inceneritore. Ma vi rendete conto che Agraria succede così? Che qualcuno pagherà il mutuo per una casa che non vale più quel valore? E allora non è questo, non è un interesse legittimo da difendere, non è sancito dalla Costituzione, non è sancito dalle cose. Da chi è sancito? Chi arriva? Un dirigente del Ministero a spiegarmi che si deve fare a Gas Plus? Per fare che cosa? Una riserva strategica di mezzo miliardo di metri cubi di metano quando in tutte le macchine consumiamo 1,4 milioni. Ma di che cazzo parliamo?
Cristo giocondo qui. E allora dobbiamo prendere coscienza della nostra capacità. C'è arrivato una tigre a San Benedetto, c'era arrivata Schieppe, c'è arrivata. Bene, lasciamo perdere se quello è mio cugino, mio parente. Chiamiamo tutta il villaggio, che non è un villaggio, San Benedetto, scusatemi, a raccolta per difendere la nostra casa, la nostra famiglia e la nostra salute. Chiamiamo tutti, non è una questione destra, sinistra, centro, grillini, no! È una questione dei cittadini, perché la salute non ha tessera e il valore non ha tessera sulla base della legalità e della riconquistata legalità. Ricostituiamo il diritto di cittadinanza, perché fino a prova contraria, se questa è una democrazia, ammesso che lo sia, la democrazia è dei cittadini, mica degli eletti. Noi siamo i rappresentanti di noi stessi, e questi diritti, la salute, il patrimonio, non sono diritti disponibili. Non è che qualcuno può trattarli per noi, solo noi possiamo cedere i nostri beni, il nostro patrimonio e la nostra casa. Thank you.